Suor Francesca Fiorese, direttrice dell'Ufficio di Pastorale Sociale del Lavoro, Giustizia e Salvaguardia del Creato della Diocesi di Padova. Suor Francesca, domenica 4 ottobre la Diocesi celebra la giornata diocesana per la custodia del Creato. Perché una giornata dedicata alla custodia del Creato e che cosa si farà in Diocesi? Una giornata intera, una giornata per stare insieme, passeggiare insieme nella natura, riconoscere insieme quanto la nostra madre terra ci dona e quanto possiamo essere capaci di essere custodi di questa terra. Ecco perché dedichiamo un'intera giornata aperta a tutte le persone che hanno il piacere di fare una passeggiata con delle guide che ci aiuteranno a conoscere la natura e a stupirci di fronte alla creazione. Si parte dalla chiesa di Faedo e si attraversano i nostri sentieri sui colli Euganei, arriviamo all'anfiteatro del Venda, dove dopo una degustazione e il picnic un coro gospel ci aiuterà ancora di più ad entrare nella contemplazione, per poi unirci tutti insieme nell'Eucarestia in un grande rendimento di grazie nel creato. Alla fine la nostra attenzione, oltre che al grido della terra, andrà al grido dei poveri, raccogliendo le offerte per chi in questo tempo difficile di Covid ha perso il lavoro. Ecco qui la nostra giornata, salvaguardia della nostra vita vissuta in pienezza. Ecco il perché di una giornata vissuta insieme, nella gioia, nella fraternità. Per partecipare bisogna iscriversi. Per partecipare è necessario iscriversi e lo si può fare nel sito della nostra diocesi, basta cercare giornata per il creato.